a mangiare 2 volte al giorno, a bere e dormire tra le lenzuola. Con voi voglio restare. Benissimo. Se tu vuoi restare qua con me, qua, vedi qua c'è scritto quello che dico io. Assettati. Io lo so che tu l'arabo lo conosci, Camilleri. Ma mettiamo, vedi, te io in questo libro qua, con questa matita, che sarebbe il pennellino tuo, ecco, comincio a mettere, non so, zampe di formica, puntini, uncini, ecco, vedi, così, 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 così. Che ci capisci ora tu qua? Niente, parlano cacatine dei moschi. E invece no. E invece questi sono caratteri Mauro Siculi. Mauro Siculi? Io Sì. E non ne ho mai sentito parlare. nemmeno io. Però io e te, vedi, Camilleri, abbiamo deciso che questi sono caratteri Mauro Siculi. Oppure mi sono sbagliato? Perché se mi sono sbagliato, Camilleri, tu a Malta te ne torni. No, 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 adesso che li guardo meglio, sono caratteri Mauro Siculi. Sì. Alfabeto raro. Rarissimo, corruzione plebea della scrittura saracina. È giusto? Giustissimo. Pochi cristiani lo sanno decifrare. Nessuno. Insomma, io, in questo libro, io so tradurlo a modo, solo io. Per questo tu non ti devi preoccupare, perché alla scrittura ci penso io. Ecco, alla traduzione. Allora io che cosa devo E che fare? devo fare? Tu sei un artista, Camilleri. Tu devi lavorare con i pennelli, con le colle, le filigrane di questo libro. Nessuno deve sapere mai se ci abbiamo messo le mani o no, e nessuno deve capirci più niente. Mai. Antico è e antico deve restare, cose della Sicilia antica. Madonna, ma questo è un imbroglio! Il lavoro dello storico, caro, è stato sempre un imbroglio, un'impostura. Però nel caso nostro abbiamo la coscienza a posto. Perché la storia, Camilleri, ci vuole più fatica a inventarla che a trascriverla da vecchie carte. È tutta l'impostura. La storia, caro. La storia non esiste. Forse che esiste una rigenerazione di foglie, Camilleri, che sono andate via da quell'albero un autunno dopo l'altro. Esiste l'albero con le sue foglie nuove che andranno via pure loro. Ah, se ogni foglia scrivesse la sua storia, allora noi potremmo dire, beh sì, la storia. Ma tuo padre l'ha scritto mai la sua storia? O mio padre, tuo nonno? Sono discese a marcire sulla terra né più né meno che come quelle foglie, Mischinelli. Senza lasciare storia. Il gorgoglio delle loro viscere vuote, la voce della loro fame. Credi che si sentirà nella storia? Che ci sarà uno storico che avrà orecchio così fino da sentirlo?